Buonasera a tutti e bentornati o benvenuti in Wonderlair. Prima di tutto voglio dare il benvenuto ai nuovi arrivati e ringraziare davvero calorosamente tutti coloro che hanno continuato a condividere i miei video, a guardarli, a parlarne e a far conoscere il mio canale. Sono felice che vi siano piaciuti i miei video e spero davvero che li abbiate trovati interessanti o in qualche modo utili. Sono passati 8 mesi dall'ultima volta che ho pubblicato un video. Voglio scusarmi dal profondo del cuore con tutti voi per tutto questo tempo di silenzio, ma davvero non è stata cattiveria. Ho avuto veramente una miriade di cose da fare e pochissimo tempo libero. Adesso che ho un pizzico di tempo in più, ho deciso di ricominciare a fare video tutorial e tornare a tormentare le vostre anime. Che cos'è il Secret Wood? È una tecnica che prevede l'utilizzo di un pezzo di legno rotto che viene unito alla resina. Visto che non tutti hanno un laboratorio di ebanisteria nel dungeon della propria casa, ho deciso di prima di tutto mettere me stessa alla prova a livello fisico, mentale, psichico, a livello di pazienza soprattutto, e di realizzarli completamente a mano. Bene, ho già straparlato abbastanza per oggi. Andiamo a vedere come si realizza un Secret Wood fatto interamente a mano. Per prima cosa prendiamo un listello di legno. Io ne ho usato uno in pino, 1 cm x 3 cm. Si trova in qualsiasi brico, bricoio, bricofer, qualsivoglia. Poi ci servirà un martello abbastanza consistente. Martello da 1 kg, 1,5 kg può bastare. E con molta pacatezza, autocontrollo, disciplina e serenità andiamo ad amputare di netto il pezzo che ci serve. Questo è più o meno il risultato che potresti ottenere. Siccome mi piaceva da tutti e due i lati, ho pensato perché no? Beh, perché non complicarsi la vita? Debs, taglialo in due e fai due lavori al posto di uno, mi pare giusto. Ora useremo un seghetto per il legno. Sempre al brico ne trovate di svariate nature, forme e colori. E ora con la famosa tecnica giapponese occhio e croce, visto che non sono molto brava con le misure, mi vado a tracciare più o meno quello che sarà la metà. E sempre con fermezza, pacatezza e autocontrollo lo seguo via. E ci trasferiamo in camera mia. Mi sono procurata questi micro fiori colorati già essiccati, di cui metterò il link qua in descrizione. E con la resina UV andiamo a isolare la superficie della parte superiore del primo pezzo di legno. Da notare la meraviglia di pennello che sto utilizzando, ne ho ovviamente scelto uno espressamente già rovinato. Questa operazione ci permetterà di isolare il primo strato di legno in modo che quando andremo a colare la resina non verranno su bolle, perché comunque il legno è un materiale poroso che contiene aria. Adesso con ancora più pacatezza, serenità, autocontrollo e disciplina di prima, andiamo piano piano a posizionare i fiori che abbiamo scelto sulla superficie, quindi bagnata di resina UV. Bagniamo la punta dello stuzzico cadente, tocchiamo il fiore che si attaccherà e lo lasciamo attaccare direttamente sul legno. Per il primo dei due esempi ho scelto di fare qualcosa di un po' montanaro, non so, visto che siamo quasi a marzo e si respira quest'aria di primavera, già ho voluto fare una cosa un po' fiorellosa. Allora, chi come me per i video fa tutto da solo capirà il disagio dell'andare fuori camera, brava Debs. Allora, qui vi faccio vedere come ho fatto a wrappare, avvolgere nello scotch il nostro pezzo. Si può fare anche con dei fogli di acetato, ma bisogna essere molto precisi con il taglierino e io non lo sono affatto, quindi questo è il metodo più facile per creare uno stampo, ecco, abbastanza resistente. E io sinceramente li ho provati tutti e due e faccio sempre questo. È importante che sia isolato anche di sotto perché lo scotch resiste e se farete questa cosa non vi scapperà la resina, come invece mi è successo fidandomi solo dell'acetato e della colla a caldo. Ed ecco il nostro pezzo originale wrappato. Vi assicuro, schiacciando bene con le dita, che sia ben chiuso tutto attorno allo scotch e andiamo a fissarlo per praticità al mio tavolo con la colla a caldo. Non fidatevi della colla a caldo, ragazzi, perché ho scoperto malauguratamente che la resina scioglie la colla a caldo
e uno dei primi esperimenti che ho fatto con questa tecnica si è rivelato un disastro. Procediamo adesso con il secondo esempio. Che cosa farà Debs? Lo scoprirete. Con una candela vado a bruciacchiare la superficie, tutta la superficie del legno spezzato, finché diventa completamente nera. Consiglio di usare una candela perché la candela annerisce di più rispetto alla cenniera, ci mette molto prima. Ho riesumato dall'età della pietra delle superiori, questo acrilico per fortuna era ancora liquido. E ecco cosa volevo fare: un paesaggio di montagna innevato. Quindi con un pennellino molto sottile vado a creare l'effetto della neve, pian piano sfumando. Ed eccolo qua. Non male, per un pezzo di legno rotto. Passiamo alla resina, stavolta normalissima bicomponente. Io ho scelto di fare 10 grammi, ma sono risultati pochini. Meglio sempre farne un pelino di più e usare quella avanzata magari per fare qualche stampino di fortuna. La divido, una volta mescolata, in due coppette. Sì, sto usando il fondo degli stampi per le sfere, li trovo molto comodi e versatili. E comincio con i coloranti. Nel primo metto 1/2 puntine di tonalità Non ti scordar di me e appena una micro punta di lavanda. Shakerò bene tutto. Nel secondo invece appena appena una puntina di peach. Poiché trattasi di un lavoro minuzioso e che richiede estrema precisione, io utilizzo le classiche pipette, è brutto da dire, ma sì, quelle per le urine, ragazzi. Si trovano facilmente in farmacia, ma quando si ordinano pacchetti per resina di solito ce le inviano in omaggio automaticamente. E con delicatezza inietto, cercando di evitare di far passare bolle, la resina dentro al nostro stampo. Stessa cosa anche dall'altra parte, meglio di tutto è farla cadere proprio dall'alto. Qui ne avevo pochissima, quindi ho dovuto per forza farci cadere anche delle bolle. Questa è una delle parti che odio di più, infatti mi vedrete litigare parecchio con lo scotch. Vi aiutate con un cutter, taglierino, con un bisturi, tagliate e svrappate. E voilà! E adesso arriva la parte più tragica e drammatica, che è quella di dover togliere con questa fantastica raspa per il legno che trovate sempre nei bar Rico tutta la parte di resina in eccesso che quando si usa lo scotch, ragazzi, mettetevela via, è parecchia. Cerchiamo di portare a livello più che possiamo e di ritrasformare il nostro oggetto in un parallelepipedo. Con un quadrante di un vecchio orologio che ho rotto, trovato a caso, mi traccio un cerchio perché ho deciso di fare il primo, quello rosa con i fiori, di forma più o meno rotonda, ecco, discoidale. E sempre con il seghetto rimuovo l'eccesso. Quello che otterrete da prima vi farà schifo e sarà tutto sbilenco, ma non temete perché con la nostra fantastica raspa andiamo a livellare tutto e a cercare il più possibile di riportarlo a una forma rotonda. Il più possibile, ho detto. Mettetevela via, non sarà perfetto. È il bello del fatto a mano. Passiamo al secondo lavoro che invece ho deciso di fare più squadrato. Quando fate questi lavori, ricordatevi che non siete voi a decidere, ma è il legno e la resina che decideranno come venire, quanti ostacoli presentarvi sul cammino, e in base a questo poi più o meno a questo punto sarete in grado di scegliere e capire quale forma dargli e come definirlo, se come me non siete precisissimi, ecco. Alla fine ho optato per questa forma che è parallelepipedo, un esagono, non si capisce. Thank you.
Qua ragazzi miei si passa alle carte, la parte più tortuosa. Non fate come me nel video, mettetevi un guanto o almeno sulla mano destra o quella che usate per carta vetrare. Io parto da una carta abrasiva sui 200, poi si passa alle 300, sarebbe meglio farle tutte 400, 600, 800, 1000 e 1200. La cosa migliore, se la trovate, prendete anche una 3000, perché più si arriva gradualmente a una grana sottile e meno ci sarà il rischio di trovare poi strisci e graffi. Con un pezzo di carta che ho strappato mi vado anche a smussare la parte laterale intorno al disco con molta delicatezza. Ricordatevi che più la superficie è piccola da passare a carta abrasiva, più sarà difficile che venga piatta. Quindi molta calma, soprattutto come nel mio caso con i lati, cercate di girare l'oggetto man mano che lo passate, altrimenti rischia di essere più levigato da una parte e venire fuori sbilenco. Fatelo girare, insomma. E adesso è il momento della lucidatura. Quindi prendiamo la carta 1200, ci mettiamo lì accanto un bicchiere o un contenitore con dell'acqua, bagniamo l'oggetto e lo passiamo con l'acqua sulla carta abrasiva. Consiglio anche di fare questo passaggio finale con un pezzetto di carta a mano, con mano proprio leggerissima, in modo da andare a togliere gli ultimi graffi. Fatto questo, prendiamo la nostra crema lucidante, il polish. Io utilizzo questo che è apposito per resina. Qualcuno mi ha detto, ma non ho mai sperimentato, che va bene anche la pasta lucidante per la macchina. Se volete provare, io utilizzo questo qui. Lo vado a spalmare gentilmente con le dita su tutta la superficie. Più è sottile la trama, meglio sarà, perché comunque stiamo parlando di una plastica mediamente morbida che, se strofinata troppo violentemente, mi andrete a creare degli altri graffi, quindi occhio. Le parole chiave sono delicatezza e velocità. Cominciamo gentilmente con dolcezza e poi andiamo di velocità. Siamo arrivati alla fine del tutorial. Ho scelto dove fare i fori per ultimare i miei gioielli, che saranno due ciondoli. E adesso vedremo assieme il risultato. Oh mio Dio! Voi non avete idea di quanta pazienza ho speso, quante madonne ho tirato per riuscire a fare questi due cosini. Perché, ripeto, con le macchine e abbiamo fatto un gioiello a mano, ragazzi. È un altro paio di mani, che ve lo posso assicurare. Faccio un ingrandimento, ve li faccio vedere da vicino. Eccoli qua. Come possiamo vedere, sono riuscita a renderli abbastanza lucidi. Teniamo presente che non avevo neanche tutte le carte, quindi è stato veramente un disastro. Eccoli qua, quello con le montagne. Ci sono delle micro bollicine, come potete vedere, ma le ho consapevolmente lasciate accadere perché mi piaceva l'idea che potesse assomigliare un po' alla neve che cade, no? No, non è una scusa, sul serio volevo fare questa cosa. Anche questo con i fiorellini è venuto abbastanza bene, a parte qualche bollicina. Sono trasparenti, sono lucidi, si vede attraverso e sono tutto sommato venuti carini, dai. Se ci sono riuscita io, potete riuscirci tranquillamente mille volte anche voi. Fatemi sapere quale vi è piaciuto di più, intanto, se quello con la montagna o quello con il prato montanaro primaverile, i fiordalisi, che cavolo ne so, ditemi voi. Come al solito, se vi è piaciuta questa mia versione della tecnica Secret Wood, potete lasciarmi un mi piace. Se vi è piaciuto il video, condividete. Se siete nuovi, non avete mai visto nessuno dei miei video e vi sto simpatico e vi piace quello che faccio, vi potete iscrivere al mio canale. A proposito, adesso c'è una novità che mi trovate su Pinterest e su Instagram. Su tutti e tre i social network, Pinterest, Instagram e Facebook, ho aperto uno shop che pian piano riempirò, abbiate pazienza, adesso c'è soltanto una cosa in vendita, ma siamo qua per recuperare. Io vi ringrazio tantissimo e cercherò di avere una cadenza perlomeno bisettimanale, sempre di venerdì. Facciamo così per scaramanzia, non ci diamo appuntamento e ci vediamo nel prossimo video. Grazie per essere stati con me e a prestissimo in quel di Wonderlair. Ciao!